scorriamo i vari blocchi, non ho nessun problema a interrompermi. È una regola del gioco che do all'inizio anche quando tengo i corsi in aula, sì, perché tu l'hai detto che io mi occupo di public speaking, mi occupo di regia eventi proprio a livello di contenuti, quindi mi occupo di seguire gli speaker nella realizzazione dei loro talk e poi nella delivery che normalmente è on stage. Oggi ci troviamo tutti dietro ad uno schermo. E poi negli ultimi anni ho aggiunto anche la parte di coaching legata al benessere. Perché? Perché ho fuso due passioni che ho nella vita sin da quando ero piccina, quella per la scienza, essendo io un chimico biologico, quindi ho studiato microbiologia, biochimica, anatomia, fisiologia, e poi negli anni però ho voluto coltivare questa parte più relazionale legata alla comunicazione che si è rincontrata nel mondo della chimica, del farmaceutico, per poi riuscire da quel mondo e entrare nel mondo TED, perché 6 anni ho portato a Bergamo il modello TED con un team di volontari. Oggi perché avete chiamato me? Perché è 9 anni oramai che io svolgo attività in smart working come libera professionista. In realtà è andata di pari passo con l'arrivo dei figli, devo ammetterlo, perché come potete andare a guardare su Maternity as a Master, la maternità come la paternità attivano dentro di noi tutta una serie di risorse estremamente utili, che ci rendono più flessibili, morbidi e anche più produttivi, devo ammetterlo. Quindi si attivano una serie di nuove abitudini, sia a livello di gestione del tempo che per evitare il multitasking, perché diciamocelo, il multitasking non è la migliore delle ipotesi per il nostro cervello, lo vedremo dopo. Quindi oggi la mia idea è quella di riuscire ad offrire un contributo con alcune tips and tricks nate dalla mia esperienza, dagli studi svolti, dalle persone incontrate in questi 10 anni, sperando di riuscire o ad attivare nuove energie nelle persone che ascoltano oggi o ascolteranno in futuro questo contributo, sia di aprire la mente, se no, a qualcosa di nuovo o farlo sedimentare ulteriormente, perché spesso e volentieri sono tematiche che magari abbiamo già ascoltato, affrontato, ma riascoltando le scopriamo o rileggiamo nella nuova situazione del coronavirus alcuni aspetti che magari avevamo lasciato indietro. Ricordo anche che ringrazio Stefano per avermi invitata oggi e sono davvero felice e entusiasta di poter dare il mio contributo. Quindi direi di partire. Partiamo con la situazione di oggi, cioè oggi ci troviamo che siamo stati tutti catapultati, veramente la catapulta è la miglior metafora della situazione, a casa per lavorare. Chiusi gli uffici, gli spazi di coworking, fermati i viaggi, le trasferte, non è rimasto nient'altro che la tecnologia, diciamocelo. E tutti quanti stiamo cercando di restare uniti ma distanti. Ci è stato chiesto e lo dovremo fare ancora per un bel po'. Quindi è imprescindibile riuscire a trovare nuove strategie per continuare a nutrire il nostro profondo bisogno di esplorare, coltivare la curiosità, imparare cose nuove, cose che prima continuavamo a coltivare, a nutrire grazie anche al viaggio e agli spostamenti continui. Oggi ci troviamo quindi in una situazione che non è assolutamente la normalità, all'interno della quale normalmente una persona sceglie di lavorare in remoto. Il lavoro in remoto, infatti, di solito è una scelta condivisa se si lavora all'interno di un'azienda, piuttosto che una scelta personale, quello che è stato, ad esempio, il mio caso. Ma tutt'oggi, quando collaboro con le aziende, piuttosto che con le persone, 8 volte su 10 io lo faccio in smart working, cioè in remoto. Il remote working quindi non è lo smart working, non è un nuovo trend. Moltissime aziende, dalle multinazionali piuttosto che a quelle che oggi chiamiamo le start-up, aziende come Twitter, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, da anni hanno inserito all'interno dei loro pacchetti di benefits e di welfare aziendale la possibilità di concordare una o più giorni a settimana in cui il lavoratore può lavorare da casa. Giusto per dare un paio di numeri, non è una novità perché? Perché ad esempio nel 2017 già il 5% della popolazione europea lavorava in remoto, mentre nel 2016 addirittura il 43% degli americani lavorava parzialmente da casa.
I tre stati che in Europa, torniamo al 2017, avevano la maggior percentuale di lavoratori connessi in remoto erano Finlandia, Lussemburgo e Olanda, che toccavano punte fra il 12 e il 14%. Quindi non è una novità. Poco prima che esplodesse il coronavirus, l'Osservatorio dello Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano aveva presentato proprio lo scorso ottobre un lavoro proprio di analisi sulle realtà aziendali più virtuose in tema di smart working. In Italia, infatti, si possono nominare la Europe Assistance, Reale Mutua, Saipem, Sky Italia, MailUp, piuttosto che la Regione Emilia-Romagna. Quindi anche il settore pubblico è entrato in questo gioco, in questa forma flessibile di lavoro e di fiducia reciproca. Addirittura questo osservatorio ha dichiarato che oltre mezzo milione di italiani lavorano oggi in remoto. A questi numeri dobbiamo aggiungere poi i liberi professionisti, perché ad esempio io non rientro in questo milione di mezzo milione di lavoratori. L'Osservatorio del Politecnico che cosa ha dimostrato con questa ricerca che ha condiviso ad ottobre? Che ad ottobre il 58% delle grandi imprese avevano adottato il lavoro agile, contro le piccole e medie imprese invece che lo avevano attivato solo nel 12% dei casi. Qual è la discordanza, la discrepanza che spesso c'è fra le grandi imprese e quelle piccole? Una diversa percezione della leadership e utilizzazione della leadership e un diverso concetto di fondo che è quello dell'autorità rispetto all'autorevolezza. Spesso e volentieri le piccole e medie imprese italiane, pensiamo ad esempio alla Lombardia, sono condotte da famiglie storiche e che quindi hanno fatto magari un po' più difficoltà a cambiare il proprio mindset, il modo di recepire il cambiamento e anche i cambiamenti da portare a livello di people management. Non mi dilungo però troppo su questo aspetto perché non è il tema di oggi. Quello di cui invece vorrei parlare è la soddisfazione che dà lavorare in remoto alle persone. Il 76% degli smart worker, li chiameremo così, già ad ottobre era soddisfatto contro il 55% dei dipendenti che invece sono costretti quotidianamente ad andare al lavoro fisicamente. Questo cosa comporta? Grandi spostamenti, inquinamento e quindi entreremo fra poco nel vivo di come in una situazione di normalità porti moltissimi benefici. In primis la felicità del dipendente. Una maggior condivisione di obiettivi e un maggior coinvolgimento. Quindi potremmo dire che lavorare in remoto rende più felici. Perché? Perché è stato dimostrato che genera una maggior produttività, meno distrazioni, un maggior benessere e felicità, una miglior gestione dei transfer, del traffico, dell'inquinamento. Diminuisce lo stress, permette di contenere le spese sia alle aziende che al singolo, una miglior qualità della vita ed equilibrio tra vita privata e lavorativa, perché se sono libero di gestire il mio tempo puntando a degli obiettivi condivisi, ad una visione condivisa, riuscirò anche a portare un maggiore equilibrio. E poi, soprattutto, alla base di tutto ciò c'è un maggior senso di autoresponsabilizzazione. Tutto ciò è possibile grazie all'entrata della tecnologia nella nostra vita in modo massivo, in particolare negli ultimi 5 anni. Un altro piccolo inciso. In Italia il lavoro agile è regolamentato a partire da una legge che è stata sancita nel 2016. La normativa hanno iniziato a svilupparla a livello governativo nel 2013, ma solo nel 2017 con la legge 81 è stata normata con l'approvazione della legge appunto 81. Le aziende quindi addirittura dal 1 marzo 2020 possono in modo molto agevole attivare lo smart working seguendo la regolamentazione vigente e senza averlo neanche concordato col dipendente. In una situazione di normalità viene concordato con il dipendente e quindi c'è uno scambio reciproco di responsabilità. Tutto questo, quindi torno a quello che stavo dicendo, è possibile grazie alle piattaforme di condivisione, alla tecnologia, ai software, a Trello, Slack, Dropbox, G-Drive, all'utilizzo delle mail, del telefono, delle Skype, delle riunioni via Skype, di Zoom, i Google Hangout, chi più ne ha, più ne metta. Questa
tutto ciò in una condizione normale veniva agevolato dal tempo a disposizione. Oggi ci troviamo di fronte alla contingenza, al caos, all'emotività che si va a mischiare alle necessità quotidiane. In moltissimi di noi si sono ritrovati a lavorare da casa, ma magari in spazi costretti, piuttosto che con tre o quattro persone che avevano simultaneamente bisogno di tecnologia e di banda. Molti di noi, io ad esempio ho due figli di 10 e 12 anni, ci siamo ritrovati a dover gestire la parte della scuola a casa, una sorta di homeschooling, e della tecnologia, la gestione dei figli perennemente a casa, la genitorialità condivisa. Immaginate quante persone magari sono single o separate e si sono ritrovate a dover gestire in autonomia tutto quanto. La gestione del tempo, quello produttivo, quello della casa, dell'alimentazione, il non poter uscire di casa, i bisogni differenti di ognuno, la riorganizzazione dei flussi di lavoro con i colleghi che normalmente invece si incontravano nel corridoio. Non dimentichiamo che spesso vedendosi in ufficio si sfruttano le pause caffè anche per confrontarsi, fare piccoli brainstorming. Sono emersi, insomma, moltissimi problemi. Uno fra questi, il più temibile, il multitasking, che porta il cervello all'overload, cioè ad un sovraccarico di informazioni, ad una richiesta continua di attenzione distribuita che può rischiare facilmente di farci crollare. Ma detto ciò, sembrerebbe che ci troviamo di fronte veramente ad una tragedia cosmica. In realtà abbiamo moltissime risorse che possiamo mettere in gioco e possiamo far fruttare per far fruttare al meglio queste giornate di lavoro in remoto, per trovare anche una forma di benessere, addirittura userei la parola di felicità. Sembra strano oggi, con il dolore nel quale siamo immersi, in particolare in Lombardia, parlare di felicità. Ma ho scelto di parlarne cogliendo questa frase scritta da una psicologa americana in tempi non sospetti, per ricordare a ognuno di noi che la felicità è uno stato della mente, è un modo di percepire la realtà. È anche il modo in cui ci approcciamo noi stessi, oltre che al mondo in cui viviamo. È giusto ricordarselo. E quindi voglio proporvi anche una piccola riflessione, specialmente per chi non è online in questo momento. Prova a prenderti del tempo per pensare che cosa vuol dire essere felice per te. Quali sono gli indicatori della felicità per te? Quegli indicatori che ti fanno dire sto bene con me stesso e con gli altri. A volte è importante fermarsi e il coronavirus ha contribuito nel tirare un freno a mano, se volessimo utilizzare una metafora. Bene, adesso che già da un mese che ci troviamo col freno a mano tirato, è arrivato il momento di tirare un po' le somme e prendere in mano la situazione per le redini, la nostra vita. Come e che cosa ci serve? Ho detto che abbiamo grandissime opportunità e capacità, entriamo nel vivo. Quali sono le skills necessarie per lavorare da casa? L'ho adattato un po' ovviamente all'oggi, perché è inutile parlarne senza considerare il contesto. Bisogna partire dalla cura di sé, dalla capacità di organizzarsi, la capacità di gestire il tempo ed evitare il multitasking. Tenere alta la propria motivazione, aggiungere anche un pizzico di leggerezza e ricordarsi la gentilezza e l'empatia. Ma soprattutto avere obiettivi chiari. Obiettivi che incidono positivamente sulle nostre prestazioni in alcuni modi. Ci aiutano a dirigere l'attenzione e l'azione, modulano l'energia e l'impegno, aumentano la persistenza, stimolano lo sviluppo di strategie appropriate. Quali sono le qualità degli obiettivi? Io ora non mi dilungherò troppo perché alla fine della presentazione ho inserito una slide con una serie di rimandi, dei link, incluso da alcuni articoli che ho pubblicato in passato che entrano nello specifico, ad esempio, del tema degli obiettivi. Se vi sarà utile, potete aprirlo e approfondirlo ulteriormente. Normalmente, come viene declinato un obiettivo? Non lo chiamerò smart, ma smarter. Perché? Perché l'obiettivo deve essere specifico, definito, chiaro e concreto, non un sogno. Misurabile, definirò che cosa misurerò e
come lo misurerò e lo terrò controllato? Attuabile, realistico e raggiungibile. Oggi più che mai è importante che sia realistico e raggiungibile, anche per abbassare il livello di stress e di ansia da prestazione, cosa che si potrebbe attivare essendo tutti distanti. Rilevante, e cioè importante, utile, funzionale e abbastanza stimolante da portarci fuori dalla nostra comfort zone, ma non troppo distante dalla nostra comfort zone per non mandarci in ansia. Temporalizzato, ho bisogno di delle date, devo darmi dei momenti di check e delle date entro le quali portare il risultato, raggiungere il mio obiettivo. Potrebbe essere anche nell'arco delle 12 ore quotidiane, delle 16 ore, non è necessario che sia lontano, anzi, è importante che sia relativamente vicino, attainable. Ecologico. Questo è un aspetto a me molto caro perché viene proprio dal mondo del coaching. Deve essere coerente con l'ambiente, anche il contesto, quotidianamente oggi siamo a casa, con l'identità e i propri valori personali. Non deve cozzare perché se no va a spegnere la nostra motivazione. E poi registrato, una delle cose più importanti. Me lo devo mettere per iscritto, fatevi dei post-it, fatevi una mappa mentale, piuttosto che un bel collage. Io ad esempio a gennaio con alcune colleghe mi sono creata il mio piano visivo degli obiettivi 2020. Devo ammetterlo, coronavirus ne ha messi moltissimi in stand-by, ma non fa niente, lo tengo lì e vedremo a dicembre che cosa sono riuscita a realizzare ugualmente. Aiuta moltissimo vederlo e anche condividerlo con delle persone conosciute, perché ci si spalleggi a vicenda. Partiamo adesso con la cura di sé. Ho voluto parlare prima dell'obiettivo perché è fondamentale all'interno di un team, specialmente a distanza. Se sei un subalterno, richiedere al tuo superiore degli obiettivi chiari da raggiungere, condivisi. Se invece sei tu che gestisci delle altre persone, mantenere questa scaletta e condividere con chi riporta a te questi obiettivi devono sempre essere condivisi, non imposti dall'alto, perché sennò spegnerebbe la motivazione intrinseca delle persone che collaborano con te. Partiamo dalla cura di sé. Definito quindi dove vogliamo andare. Prendiamo tutto ciò che ci serve e in primis oggi che cosa dobbiamo curare? Il nostro corpo e la nostra mente. Senza non possiamo andare da nessuna parte. La cura di sé trova le sue radici nell'istinto di sopravvivenza ed è la precondizione per lo sviluppo delle capacità personali per poi realizzarsi attraverso il fare, l'essere ed il relazionarsi con gli altri. Lo scopo ultimo, il fine ultimo della cura di sé non è un gesto egoistico, quanto proteggere, difendere, amare la propria vita, farla fiorire e prosperare. Ricordo sempre il contesto, la cura di sé deve essere permessa anche alle altre persone che vivono, lavorano e collaborano con noi. Quindi non un gesto egoistico, ma anche un gesto altruistico verso gli altri, un'attenzione verso le persone con le quali collaboriamo, in particolare in questo momento in cui molti di noi hanno perso dei cari. È quindi importantissimo, ad esempio, coltivare delle buone abitudini. Questo perché? Perché le abitudini sono quel mezzo che ci permette di alleggerire il nostro carico mentale. Il nostro cervello è agevolato moltissimo dalle abitudini, perché così non si deve preoccupare di ripetere tutta una serie di azioni. È una forma, diciamo, di automatismo per evitare il sovraccaricamento del cervello. Le prime abitudini da coltivare oggi nella nostra quotidianità sono mantenere una struttura nella giornata, puntare alla sveglia, non lasciare che ci si svegli alle 7, alle 8, alle 9, alle 10. Il nostro corpo ha bisogno di costanza, la biochimica del nostro corpo ha bisogno di costanza per funzionare bene, sia a livello ormonale che a livello enzimatico, anche incluso la digestione. Puntare sia alla sveglia del mattino che, ad esempio, l'iPhone. Quando tu punti la sveglia, puoi definire la durata della tua giornata ed un'ora prima di quando tu hai deciso che ti coricherai a letto, ti ricorda che fra un'ora andrai a letto. Perché questa parte è importante? Perché anche la cura del sonno è molto importante. E per poter curare il sonno è altrettanto importante e rilevante spegnere tutti gli schermi tra la mezz'ora e l'ora prima di andare a letto. Perché se no, gli schermi, la continua esposizione a telefono, schermi, TV, monitor e TV, altera le onde del sonno notturno e quindi la qualità del nostro sonno notturno, abbiamo veramente bisogno di recuperare. Curare quindi l'igiene personale e vestirsi come se,
vestirsi come se si dovesse andare a lavorare. Perché? Perché noi stiamo mandando un segnale chiaro al nostro corpo: sono pronto all'azione, esattamente come prima del coronavirus. Fare stretching, meditazione, fare una buona colazione, ma dare un ritmo alla propria giornata, tenere sempre acqua a portata di mano, inserire anche delle pause. Non so voi, ma io tendo ad essere un treno e quindi devo ricordarmi di fare delle pause. Oppure, se ho bisogno di aumentare la produttività, uso o il metodo Pomodoro, del quale adesso non entrerò nel dettaglio, oppure mi metto delle sveglie, molto spesso, per far sì di mantenere alta l'attenzione. Ogni 10 minuti controllo se ho a che punto sono della mia to-do list. Festeggia le conquiste tue e quelle degli altri, datti una pacca sulla spalla e dalla anca agli altri. Non essere distruttivo, ma costruttivo con le persone con cui collabori. E poi, in una situazione di normalità, cura lo human moment. Non ho inserito in questo caso, ma se qualcuno lo vorrà, posso condividere un articolo che ho pubblicato recentemente, un articolo vecchio del 2009, l'ho pubblicato sul mio profilo LinkedIn. Perché? Perché è molto importante sì utilizzare la tecnologia e la distanza, oggi siamo obbligati, ma col ritorno alla normalità, ricordarsi di coltivare anche la compresenza, perché di nuovo la nostra biochimica, la biochimica del nostro corpo ha bisogno della compresenza per produrre endorfine, ossitocina, ad esempio con gli abbracci, non in un'ottica di produttività, ma proprio in un'ottica di relazione, di compresenza, di curare anche l'altro. Perché ho parlato di abitudini? Perché noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza non è un'azione e non è neanche avere grandi obiettivi, bensì avere buone abitudini. Alcune le ho elencate, poi sono sicura che molti di voi ne avranno anche delle altre. Come dicevo prima, a cosa servono le abitudini? Alla fine della presentazione ho inserito uno studio della Duke University del 2016 che dimostra quanto i piccoli gesti quotidiani facciano la differenza. In quella ricerca hanno dimostrato, i ricercatori hanno dimostrato che il 40% delle azioni quotidiane è determinato dalle abitudini, quindi non da delle decisioni che prendiamo consciamente. Senza il nostro cervello e senza gli automatismi, il cervello sarebbe sovraccaricato. Voi pensate se dovessimo ogni volta pensare appunto di alzarci, lavarci, di spegnere la luce? Il nostro cervello, a livello di gangli basali, ha bisogno di sedimentare delle abitudini sane, perché ricordiamoci che quando parliamo di abitudini oggi parliamo di quelle sane. Quindi non bighellonare, bere troppo alcol, raccontare bugie, fumare, non stiamo parlando di quelle. Qui stiamo parlando di cose costruttive. Da uno studio dell'American Psychological Association, che è stato pubblicato sempre nel 2016, questo studio ha dimostrato che è molto più importante avere buona abitudine piuttosto che porsi degli obiettivi, in particolare a titolo personale. E come si fa a fissare una buona abitudine? Potreste chiedermi. In primis, bisogna ragionare su che cosa mi ha spinto e perché voglio raggiungere quell'obiettivo. Cercare di acquisire un'abitudine per volta, un passo dopo l'altro, con pazienza, calma e lungimiranza. Bisogna esercitarsi ogni giorno. Senza la costanza, i nuovi circuiti neurali non si formano. Quanto tempo ci vuole per formarli? Alcune ricerche parlano della sfida dei 21 giorni, alcune ricerche parlano di 72 giorni. Quello che è chiaro è che più è fuori dalla nostra comfort zone e più è sfidante una abitudine, più io avrò bisogno di giorni. Meno è sfidante, più sarà semplice acquisirla e andare a fissarla nei nostri gangli basali. Un possibile approccio che io stimolo e ricordo e che ho imparato da una delle au pair che ho ospitato per 5 anni è Just for Today. Tutte le volte che ci troviamo a qualcosa che vogliamo inserire nella nostra routine, che ci risulta difficile, in questi giorni persino la gentilezza potrebbe essere difficile, ecco, al risveglio io potrei ridarmi quell'intenzione e dirmi: Just for today I will try to be kind. Solo per oggi proverò ad essere gentile. Il fatto di dirsi solo per oggi lo fa sentire più attainable, vi ricordate? Attuabile, più raggiungibile. E ci fa entrare in risonanza con la nostra volontà, porta la nostra mente a seguire la nostra volontà e i nostri valori. Cercate di non trovare scuse, mettiamo in digiuno la lamentite, evitiamo le tentazioni, ad esempio gestendo la tecnologia, spegnere
tutte le notifiche. Quando si vuole concentrarsi, ad esempio, focalizzarsi sul raggiungimento di un obiettivo, bisogna azzerare qualunque distrazione. Certo, dobbiamo attivare la nostra neocorteccia, la corteccia prefrontale, quella parte del cervello che ci aiuta tantissimo ad essere lungimiranti, razionali e proattivi, e che ci aiuta anche a spegnere l'amigdala. Le amigdale, che in questo periodo sono quella parte del cervello rettiliano che ci rende molto più reattivi in questo periodo pieno di emotività e emozioni contrastanti. Chiedete poi a qualcuno che avete vicino di aiutarvi a raggiungere quell'obiettivo o ad inserire quella nuova abitudine che sentite ardentemente che desiderate attuare in questo periodo. E poi, se ancora non vi bastasse, cercate di visualizzare l'obiettivo nella vostra mente. Anche questo aiuta tantissimo. Devo domandarmi, se io avessi raggiunto l'obiettivo oggi, come mi sentirei? E ci dedicate un po' di tempo a cercare di visualizzare questa cosa, questo vostro stato. Ad esempio, come ci sentiremo fra 2 mesi quando avremo lasciato alle spalle, con buona probabilità, questo grande tsunami? Che cosa, come voglio essere tra 1 o 2 mesi, quando tornerò ad incontrare le persone, a collaborare con loro? Che cosa avrò coltivato in questo periodo? Come mi vedo concretamente in quella situazione? Questo è un esercizio che io stimolo sempre a fare, ad esempio, agli speaker quando devono tenere un talk in presenza di altri. Come ci vuoi vedere veramente allora? Ecco, inizia a visualizzarti rilassato, self-confident, ti sei allenato. Ti sei preparato e quindi darai il meglio di te, offrendo, regalando a chi ti sta ascoltando il meglio di te per quel momento. L'altro aspetto che dobbiamo e possiamo curare è quello del design dello spazio del lavoro. Ho detto che una buona abitudine è quella di spegnere tutte le notifiche, dal cellulare a il laptop, quindi non lasciare troppi file aperti contemporaneamente, insomma, cercare di azzerare i rumori di fondo. A proposito di rumore di fondo, c'è anche il design del luogo in cui lavori. Ci hai mai pensato? Non sarà quindi questo, perché auspico trovare qualcosa all'interno di questa cucina, così succede anche sul lavoro. Questa non è la mia, Disclaimer. Perché? Perché parlo dell'ordine? Perché è difficilissimo pensare con chiarezza nel caos. Dal fare un brainstorming a un action plan con le persone con le quali collaboriamo, abbiamo prima bisogno di mettere un po' in ordine le idee, di districare tutta una serie di fili per poi riuscire, ad esempio, io mi aiuto con le mappe mentali, a inserire all'interno di un contesto più ordinato tutto ciò che mi è venuto in mente. Così succede con lo spazio. Scegliete quindi una zona della casa sgombra, ordinata, un tavolo in cui mettere solo quello che vi serve in quel momento. L'ordine degli oggetti, infatti, ci aiuta a veicolare quello mentale, a trovare quello che serve immediatamente, a risparmiare tempo e ad avere ben presente anche in modo visivo quali sono le priorità di cui ci si deve preoccupare. E poi però bisogna ricordarsi che ognuno di noi è fatto di moltissimi aspetti, di moltissimi tipi di intelligenze. Non funzioniamo, il nostro cervello, il nostro corpo non funziona sempre allo stesso modo. Prima, quando parlavo di abitudini, ad esempio, ho parlato di mindfulness, stretching, attività fisica. Per alcuni di noi la mindfulness o lo stretching vanno bene alle 6 del mattino. Per esempio, mi alzo alle 6 e fra le 6 e le 6 e mezza svolgo attività fisica. Se qualcuno mi chiedesse di farlo alle 8 di sera, non ce la farei, ma ci sono persone che hanno un altro bioritmo, hanno invece bisogno, ad esempio, di scaricare verso sera e quindi si danno questo appuntamento verso le 18. L'altra abitudine che ho, ad esempio, tra le 2 e le 2 e mezza, è di fare il total lockdown dei sensi. Circa un quarto d'ora in cui mi metto i tappi, sto nel silenzio assoluto, chiudo gli occhi, mi concentro solo sulla respirazione. E cerco così di azzerare qualunque input visivo o uditivo per calmare il mio corpo. Questo è un bellissimo metodo perché chiamatela mindfulness, chiamatela momento di relax, chiamatela momento di lockdown, aiuta ad abbassare notevolmente il cortisolo, che è l'ormone dello stress, estremamente attivato ultimamente per molti di noi.
Nello spazio, quindi, io ad esempio ho bisogno di lavorare col silenzio, ma ci sono persone che hanno bisogno della musica. Oppure ci sono lavori che possiamo svolgere con la musica. Per esempio, quando devo compilare un budget o devo compilare dei file molto complessi, a me aiuta personalmente avere in sottofondo la musica di Yurima. Per altri potrebbe essere invece una musica un po' più push, un po' più hard, chi lo sa. Ognuno deve trovare nel proprio contesto ciò che lo agevola, lo aiuta e non disturba ovviamente tutti gli altri. La regola un po' che era alla base, che è alla base anche di tutti coloro che lavorano negli spazi di coworking oggi chiusi. E ora passiamo all'aspetto successivo, uno dei più importanti, che si tratti di essere liberi professionisti piuttosto che siate dei dipendenti di un'azienda, è fondamentale il time management. Come vedete, questo è un tema che si associa al tema delle abitudini. Se ho delle buone abitudini, sto già affrontando il tema del time management. È importantissimo quindi strutturare la propria giornata. Io normalmente come faccio? Parto da una to-do list, mi butto su un foglio tutte le cose che mi sono arrivate dopo che ho controllato le mail, piuttosto che avevo in stand-by, piuttosto che behind schedule, che non avevo ancora completato. Dopo aver fatto una panoramica di tutto ciò, separo in ordine di priorità, di importanza. Quindi cerco di dare delle priorità, sia in termini temporali, sia in termini personali, perché a volte ciò che è importante per un'altra persona non è importante per me. Oppure viceversa, è importante che la priorità dell'altro superi quella che è mia personale. In una gestione morbida, perché in questo momento più che mai abbiamo bisogno di morbidezza, anche dell'agenda. Quindi definire l'ordine prioritario delle attività nella giornata, nella settimana, possibilmente nel mese. In questo momento credo che aiuti prendere una giornata alla volta per abbassare il livello di stress. All'interno dell'agenda è importante mettere anche le pause, è importantissimo cambiare spesso l'aria, esporsi anche alla luce del sole, fare ginnastica oculare. Per chi è dipendente aziendale, io ho lavorato in alcune multinazionali, il medico ad esempio del lavoro, di medicina del lavoro, ci aveva consigliato di guardare fuori dalla finestra ogni tot. Ed è molto importante perché aiuta a allenare i nervi oculari che se no sono sempre concentrati sullo schermo. Perché è importante definire una struttura della giornata? Perché questo aiuta a evitare il multitasking. Se io contemporaneamente guardo il telefono, guardo le mail, sto cercando di completare un lavoro, ovviamente libero cortisolo e stress e aumenta del 50% la possibilità di fare degli errori, non solo, ma in più si ottengono di meno i risultati auspicati. Come ho già detto, quindi è importante inserire pause, creare dei limiti fra il lavoro e la vita privata. Se hai dei figli, è importantissimo anche definire quella tranche di tempo. Io lo chiamo il tempo protetto. Ad esempio, in una situazione di normalità, fra le 19 e le 21, anzi, oggi ancora di più, tra le 19 e le 21, assolutamente il telefono è lontano dalla mia vista. È ovvio che se sono sotto evento o ad una deadline molto importante in cui devo necessariamente dare più flessibilità e disponibilità ai miei collaboratori esterni, allora do una deroga a questa regola, che però condivido anche nel mio contesto, quindi con la mia famiglia. Glielo dico, guardate, è una settimana di delirio, purtroppo non posso lasciare lontano il telefono, mi vedrete più attaccata, ma poi tutto tornerà alla normalità. Questo, ad esempio, per chi ha collaborato con me per TEDx Bergamo, sa che era fondamentale addirittura d'arrivo nella gestione di tutto il team, gli speaker e la gestione dell'evento. Fuori dall'emergenza, come dicevo prima, inserisci sempre anche degli incontri di persona. Una delle criticità che ho letto online di molte persone che dicono: "Eh vabbè, ma lo smart working, che noia, sono sempre da solo." Attenzione, in una situazione di normalità non è così, perché c'è l'alternanza in compresenza. E da soli. Quando si è da soli, per me si è molto più produttivi che ad esempio stare in ufficio. Io collaboro anche con un'azienda dove ho uno spazio dove posso lavorare, ma ci vado di rado. Perché? Perché ci vado solo quando dobbiamo veramente lavorare in compresenza. Diversamente rischio che ogni persona che passa mi chieda come sto, a che punto è il tale lavoro piuttosto che l'altro, quindi la produttività della mia giornata diminuisce drasticamente. Nella gestione del tempo io ad esempio normalmente fisso delle giornate in cui ad esempio mi trasferisco a Milano piuttosto che a Roma o Pescara in cui accumulo tutti gli incontri fisici e poi dedico una o due giornate
al posto incontro per realizzare quanto è stato promesso, coordinare i team e via dicendo. Quindi lo smart working oggi è in assoluto isolamento, nella normalità invece è assolutamente utile per il raggiungimento degli obiettivi ed un buon lavoro. Ora, il time management è quindi un esercizio di autodisciplina costante nell'ottica di agevolare la concentrazione ed include quindi la gestione della tecnologia stessa. La concentrazione che ad esempio io lavoro con i tappi quando ho bisogno di entrare totalmente nel flow, nulla mi deve distrarre. A quel punto, quando sono riuscita ad entrare nel lavoro super concentrata, s'azzera veramente il tempo, il bisogno di bere, di mangiare. Non durerà tantissimo, magari dura mezz'ora, 45 minuti, ma la produttività di quel momento varrà quanto 4 ore di lavoro. Ora, visto che ci avviciniamo, siamo quasi addirittura d'arrivo, oltre a bere io stessa un po' d'acqua, vorrei aprire una piccola finestra sulla comunicazione a distanza, che rientra sempre nel tema delle buone abitudini per lavorare con gli altri. La comunicazione a distanza, abbiamo detto che oggi è possibile grazie a hardware e software e al fatto che in meno di un mese abbiamo dovuto colmare un digital divide incredibile, sia nel mondo della scuola che nel mondo lavorativo. Ed ho scelto come sottofondo un santo, sì, perché a volte bisogna veramente affidarsi ai santi. Questo santo è San Francesco di Sales, il protettore di giornalisti e di chi lavora nella comunicazione. Sì, perché a volte bisogna chiamare tutta l'amorevolezza, la morbidezza, la flessibilità per riuscire a collaborare con gli altri a distanza, con reti che cadono piuttosto che imbranataggini varie, lasciatemi riferire. Tutto ciò senza andare a discapito dell'assertività, perché qualunque relazione, che sia in compresenza o a distanza, necessita di un equilibrio fra entrambe le parti, quindi morbidezza, flessibilità, e empatia, specialmente in questo momento, ma anche assertività, la capacità di mettere dei limiti o dichiarare ciò di cui si ha bisogno. Alla base di una buona comunicazione a distanza c'è quella che io chiamo la fiducia reciproca. La fiducia è alla base di qualunque collaborazione in remoto. È il presupposto e anche l'obiettivo. Il presupposto di collaborare bene è la fiducia, ma è anche l'obiettivo, continuare a lavorare con la reciproca fiducia. Tempo fa, in un corso che ho svolto sulla intelligenza conversazionale, mi è capitata questo acronimo che ho trovato molto utile. Trust significa adottare trasparenza con gli altri con cui lavoriamo, ma anche essere sinceri ed empatici. Cercare di costruire relazioni durature, non mordi e fuggi. Essere comprensivi a vicenda, understanding, capire anche le difficoltà degli altri, oltre a ciò che vogliamo raggiungere noi per noi stessi. Ma soprattutto condividere la visione del successo, di quello che sarà la direzione nella quale stiamo andando. Perché quando abbiamo condiviso tutto con gli altri, problemi e opportunità, è più facile che si sia tutti allineati nella stessa direzione. Una delle difficoltà che oggi ci troviamo di fronte, però, in tutto ciò, che potrebbe sembrare quasi idilliaco, è la sincronia. Di nuovo, la sincronia potrebbe andare a creare delle crepe nella comunicazione, nella relazione con le persone a distanza. Quando io scrivo una mail, ad esempio, è molto importante che io definisca l'oggetto della mail chiara. E quindi se sto rispondendo e sto rispondendo con qualcos'altro, io devo cambiare l'oggetto. A volte con Gmail, ad esempio, è scomodo, ma non fa niente, bisogna fare questo sforzo per poi poter ritrovare anche nei thread ciò che serve in modo più rapido e agevolare anche gli altri. Io cosa faccio nell'oggetto? Se c'è veramente una scadenza, inserisco o action required oppure la scadenza. Se c'è una scadenza chiara in termini temporali, ma anche ho bisogno di una tua risposta entro stasera alle ore 18, lo metto nell'oggetto della mail. Deadline, ore 18 e la data. La invio solo alle persone coinvolte, anche in coppia conoscenza, ma esclusivamente alle persone coinvolte. Apro con saluti. Aprire e chiudere, non è un WhatsApp, un'email, anche se oggi continuiamo a comunicare su tantissimi fronti. Scelgo quale tono di voce adottare, scrivendo dei testi chiari e corti e con pochi allegati, prediligendo invece la condivisione di dei file condivisi su piattaforme come Slack piuttosto che Dropbox o G Drive.
Perché ho parlato del tono di voce? Perché spesso e volentieri nella comunicazione scritta, a causa dell'atemporalità, capita di sviluppare un senso di inadeguatezza oppure di leggere troppo in fretta quella mail. Nella lettura, della mail veloce prendono sopravvento spesso le emozioni. E questo è il grosso rischio che si può incorrere, nel quale si può incorrere proprio oggi. Quindi porrò attenzione alla forma e al tono. E se la mail che ho ricevuto sotto l'impeto delle emozioni mi ha un po', come dire, smosso in modo negativo, che cosa farò? Provo a scrivere la risposta, magari salvandomela in un Word. Riporto l'attenzione al respiro e alla calma, lascio decantare quello che ho scritto per alcune ore e tornerò a rileggerlo quando avrò disattivato l'amigdala, quel lato delle emozioni più primordiali che è dentro di noi. Quindi, spente le emozioni se e i sentimenti, torno a valutare quello che sto per scrivere per il reale obiettivo e con l'intenzione di collaborare con l'altro nel modo più costruttivo possibile. Ed ora siamo quasi alla fine. Parliamo dell'altro strumento che stiamo utilizzando tantissimo, anche oggi, cara Grazia, che c'è GoToWebinar. Le video call, Zoom, Skype, gli Hangout, anche queste richiedono un po' di forma e un po' di procedura. Prima di tutto, bisogna aver condiviso, prima di incontrarsi, qualunque file e informazione utile, esattamente come si fa con le riunioni, in compresenza. La tecnica che io anche nei corsi nell'Academy dove ho insegnato in questi anni ho sempre consigliato è questa: ci deve essere un master of ceremony, una persona che guida la riunione, costruisce la minuta in dettaglio, non dico minuto per minuto, ma almeno 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, con un flusso chiaro di che cosa si parlerà e dove si vuole arrivare. Condividere tutti i file prima, almeno 12 ore prima, è inutile mandare tutto la sera prima per una riunione che si terrà alle 9 del mattino, perché con buona probabilità le persone non lo avranno letto. Cosa succede quindi? Che mentre si è nella video call o nella riunione, le persone si attaccano al PC per guardare quello che gli hai mandato e quindi la riunione durerà molto più a lungo. Se si è condiviso tutto prima, invece, la riunione potrà durare anche solo 45 minuti, ma questo anche di persona, e finire come? Finendo con la to-do list. Cosa, chi, cosa, quando. Si mette nero su bianco la to-do list con i next step e quindi chi farà che cosa entro quando. La volta successiva, che sia uno Zoom, una Skype o un incontro di persona, inizierà proprio da lì. Normalmente io raccomando di mandare un recall almeno 24 ore prima con questo file Excel con la to-do list, in modo che se qualcuno non ha svolto il suo compito, ha ancora il tempo per occuparsene. Alla base dell'efficacia relazionale anche delle video call, che cosa c'è? Torniamo alle persone. L'ascolto attivo. Cerco di non trarre le conclusioni in modo affrettato, ma eventualmente verifico se ho compreso bene la richiesta o quello che è stato detto. Attenzione ed esserci completamente. Spegnerò tutto il resto, non guardo il cellulare, non guardo le mail mentre ho spento la webcam, bensì cerco di esserci completamente, di sfruttare al meglio quel tempo che ho condiviso con quelle persone, tenendo accanto a me un blocco per gli appunti, una penna, segnandomi le domande che farò e o eventualmente gli aspetti più critici che vedo che sono emersi. Ora vorrei chiudere con tre piccoli mini. Il primo, anche se siamo lontani, si può sorridere e anche se non ci vedono, il sorriso si sente. La seconda comunicazione è importante anche quando le persone non ci vedono, che si tratti di una telefonata piuttosto che di una Skype o di una riunione su Zoom. Ho rubato questa foto ad un caro amico che è Terenzio Traisci, che si occupa di psicologia del lavoro e ha scritto anche Ingegneria del buon umore, nonché è specialista di yoga della risata. Credo che in questo momento più che mai ci sia bisogno di gentilezza e sorrisi. E poi non siamo nati per essere perfetti, ma per dare il meglio di noi ed essere autentici. In assenza di coronavirus è tutto molto più semplice nel lavoro in remoto. Puntare alla perfezione non serve, è uno spreco di energie. Il perfezionismo non è costruttivo. Ed infine voglio ringraziarvi per esserci oggi, perché aver scelto di continuare a formarsi è una dimostrazione che si è scelto di non reagire alla paura con forget everything and run, fuggendo,
ma avendo scelto di face everything and rise, di affrontare tutto e di aver scelto di andare avanti e di guardare al presente e al futuro in modo costruttivo. Grazie. Ciao Cinzia, sono Stefano. Ciao Stefano, ben arrivato e grazie mille per l'invito. Sei riuscito a seguirmi anche tu? Assolutamente sì, noi siamo live in sottofondo tutto il tempo, per cui compreso durante pausa pranzo che mangiamo col piatto Wow, grazie, grazie Stefano per poco questo mega sponsor che avete allineato. fatto e spero. Dimmi. Dico molto poco allineato, dico con quello che tu hai raccontato fino adesso, dico quello di mangiare durante le live con il computer Beh, accanto. ho anche detto che si possono fare delle deroghe alle regole, perché quando cambia il contesto a volte bisogna essere un po' più flessibili e accettare che si può anche mangiare davanti allo schermo, dai, magari non tutti i giorni, cosa dici, per non minare la tua salute? Esatto. Allora, una domanda. Family time, come gestirlo? Ce lo chiede Nazim. Nazim, ah, il family time. Allora, vi dico una strategia. Che noi siamo in quattro in famiglia e adesso vi dirò una cosa curiosa e simpatica. È 20 anni che sto con mio marito e in 20 anni non mi era mai successo di stare un mese di fila con lui. Mai. Perché? Perché abbiamo vissuto e lavorato all'estero tantissimo entrambi. Io studiavo all'estero mentre lui viveva in Germania, mio marito lavora costantemente con la Romania e quindi non ero decisamente abituata ad averlo sempre a casa. I primi giorni non sono stati semplici perché abbiamo dovuto ognuno trovare i suoi spazi, la sua postazione, i suoi strumenti, rivedere la routine quotidiana perché ognuno ha delle abitudini differenti. E piano piano, nell'arco di, direi, 2 settimane, siamo riusciti a sedimentare nuove abitudini, in particolare con i figli. Perché? Perché la prima settimana, se ben ricordiamo tutti, era la settimana del carnevale. I miei sarebbero stati a casa un paio di giorni per le vacanze di carnevale, dopodiché però è partito gradualmente il lockdown. Devo ammettere che io ho avuto la fortuna di vederlo arrivare e quindi mi ero già un po' attivata, avevo condiviso con la scuola, ad esempio, tutta una serie di possibilità, ho cercato di dare la mia disponibilità per quello che si può fare. Ma all'interno della giornata tipo cosa abbiamo fatto? E lo stanno facendo moltissimi genitori che conosco. Invece di imporre una struttura ai figli, grazie anche al contributo delle scuole che hanno iniziato a mandare i compiti, hanno iniziato a fare le lezioni a distanza, ad esempio alle medie. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di integrare tutto quello che serviva nell'arco della giornata all'interno di una sorta di calendario familiare condiviso, cioè abbiamo chiesto ai ragazzi: a te cosa piace fare? Ok, tu hai bisogno di alzarti verso le 8, tu invece hai deciso di alzarti verso le 7:30. Abbiamo chiesto ad ognuno quali erano i suoi bisogni, li abbiamo messi sul piatto. Si può utilizzare anche una mappa mentale per fare questo. Al centro i bisogni, poi si mette Svan, ad esempio mio marito, Cinzia, Lilli, Riccardo, e ognuno nella sua parte dei rami inserisce le sue necessità: riposo, silenzio, attività fisica, aria, piuttosto che isolamento, piuttosto che mangiare spesso, perché diciamocelo, c'è anche chi mangia più spesso di altri, fare snack. Avere le coccole, rilassarsi, staccare totalmente la mente, perché sono tante le necessità che abbiamo oggi simultaneamente tutti e abbiamo dovuto azzerare qualunque tipo di svago, che ne so, la gita al Parco Sigurtà, piuttosto che tra 2 settimane avremmo dovuto essere a Parigi. Quindi, azzerata la pianificazione degli spazi, diciamo, di svago, abbiamo cercato di riportarli dentro casa, definendo ognuno la propria quotidianità senza che questa si sovrapponga o blocchi la libertà altrui. E quindi il figlio, che è quello meno autonomo, ora è seguito dal padre, quindi lavoriamo spesso anche non in compresenza con i figli. Io adesso che sono online con voi, ho mio marito che sta affiancando il figlio, cioè lui fa da solo, mio marito fa le sue call, ma nel caso in cui avesse bisogno sa che potrà fare riferimento a papà. Mia figlia è autonoma in un'altra stanza. In base a quelle che sono le nostre priorità della giornata, ce lo comunichiamo. Esprimiamo il nostro bisogno in modo da evitare, non so, che il figlio ti arrivi gridando dietro le spalle. Ma perché? Perché abbiamo parlato di questo, delle necessità, ad esempio, della calma. Perché questo è una forma di rispetto fra di noi, un momento di crescita, ma anche verso i nostri collaboratori, le persone che vediamo a distanza. Perché avere un bimbo che grida dietro, piuttosto che, mi è successo proprio l'altro giorno, che in una call c'erano dei bambini che gridavano dietro. Piacevole non solo per te genitore, ma anche per chi è dall'altra parte. E allora anche qui
Abbiamo ricordato tutti insieme come si gestisce la tecnologia, spegnere i microfoni piuttosto che il video per migliorare la banda di casa, perché abbiamo avuto anche il problema della banda di casa. Abbiamo cercato di partire quasi da un calderone nel quale abbiamo inserito tutte le necessità. Questo per quanto riguarda l'interno. Questo va fatto combaciare anche con l'esterno. Io, ad esempio, in questo momento sto collaborando con meno persone a distanza perché alcuni progetti sono saltati, altri invece sono stati solo trasformati in digitale. Piano piano, diciamo che giorno per giorno ci esprimiamo le nostre necessità e priorità, alcune giornate sono più pesanti di altri, e inseriamo nella nostra quotidianità anche il momento speciale con i figli, che può essere la coccola sul divano guardando la loro serie preferita, piuttosto che io ho una grande fortuna, ho il giardino, col tavolo da ping pong, e quindi usciamo a farci una bella partita di ping pong piuttosto che faccio yoga con loro un quarto d'ora. Stiamo cercando di curare le relazioni interne e gli obiettivi di ognuno nel contesto attuale. Spero di aver risposto alla domanda. Premetto, anzi chiudo con, dipende moltissimo anche dall'età dei figli. I miei sono nell'età della ragione. Proprio ieri scrivevo ad una mia cara amica che ha i bambini di 3 e 5 anni, che è in una situazione nettamente diversa. Ma anche con loro io ho sperimentato negli anni che la chiarezza, la morbidezza e il dichiarare le proprie necessità e bisogni li aiuta a crescere. Questo è un grande momento di crescita per tutti e di scambio, e credo che ne verremo tutti molto più forti, sia a livello familiare che non. Cinzia, ti faccio una domanda off topic e la ricavo io da due o tre diciamo, affermazioni che ho visto nelle domande. Allora, e parto da quella negativa. Giovanni dice, segnala, dice, basta usare piuttosto che come disgiuntiva. Basta, sai che puoi ripetere basta? Basta usare piuttosto che. Hai usato evidentemente più di una volta il piuttosto che, e per cui l'hanno notato, no? Ma adesso vado avanti con la domanda. Poi c'è Ah, stata va bene, grazie, va bene, adesso ho compreso. un'altra persona che ha fatto i complimenti per la modulazione della voce e che è stato un piacere ad ascoltarti. Allora ti faccio una Grazie. domanda off topic, Vai. proprio sulla costruzione del percorso nel fare un webinar piuttosto che nel fare una presentazione, eccetera, per cui il prestare attenzione all'uso dei termini, la costruzione della presentazione, come in qual modo, veramente in pillole perché siamo ovviamente, abbiamo tantissimo. Abbiamo 5 minuti. Considerato che siamo in un mondo in questo momento che è intermediato da una tecnologia, per cui tutti noi non ci possiamo avvalere di altri strumenti per poter dialogare con le persone, cioè i gesti, le espressioni, eccetera, ovviamente la voce diventa un elemento importante e anche la strutturazione del percorso del Sì. ragionamento diventa importante. Magari ci dai quattro istruzioni d'uso? La prima, less is more. È una regola presa dal mondo del design che è sempre utile. Tenendo a mente sempre questo aspetto, si può, la prima, less is more. La seconda, non partire mai dalle slide. Parti dal thread, avendo ben chiaro, numero 3, da dove parti e dove arriverai. Perché poi tutto lo sviluppo tu lo farai prima ancora di affrontare le slide. E quattro, una volta che hai ben chiaro da dove parti e dove vuoi arrivare, e lo hai sviluppato avendo anche curato la parte visuale per alleggerire chi guarda e non per assecondare il tuo ego, quindi strutturare le slide non per come serve a te, ma per come serve a chi guarda. Cambiare, è molto importante questo cambio di paradigma, cambiare prospettiva. A questo punto, sfoltire. Le mie slide non erano 40. Prima di tutto non mi sono preoccupata del numero delle slide, perché ho inserito quello che pensavo che fosse rilevante. Ma nel rivedere, quindi nel dedicando tempo alla preparazione, per preparare il contributo di oggi ci ho lavorato tra le 8 e le 10 ore, andando a recuperare materiale, fonti che ad esempio vi ho messo qua,
Alcune realtà non le ho utilizzate per oggi, ad esempio abbiamo inserito anche alcuni TED Talk che potrebbero essere utili per sviluppare alcuni aspetti. Sono andata a recuperarmi, a fare anche il fact-checking, perché normalmente quello che dico ha una base scientifica. A questo punto ho sfoltito. Se inizialmente erano 70, ho detto cosa serve veramente per stare nei 45 minuti? Ed ho sfoltito tutto ciò che ho pensato che oggi in realtà non vi potesse servire. Ho risposto alla tua domanda, Stefano? Assolutamente sì. Una domanda sul remote working, non è smart working, ma come lavorare per rendere questa forma di lavoro che non abbiamo scelto in un'occasione per crescere e migliorare le relazioni interne? Il consiglio che io do e che utilizzo con le persone con cui collaboro anche in azienda è di definire almeno un appuntamento a settimana per vedersi. Noi venerdì scorso, ad esempio, abbiamo organizzato il caffè del pomeriggio, tea time, e sono stati mezz'ora in cui non si è parlato di lavoro, ma ognuno ha raccontato un po' come sta andando, le difficoltà che ha trovato, ma anche quali sono le risorse personali che ha scoperto di avere affrontando questa nuova emergenza. Restiamo umani, torniamo all'umano senza preoccuparci troppo anche. Credo profondamente che se l'intenzione è quella della domanda di riuscire a collaborare, allora anche la nostra modalità andrà in quella direzione. Fidiamoci. Perfetto. Mi chiedono se puoi mostrare la slide degli approfondimenti, in modo tale che prendano appunti. Certo, assolutamente, poi la ritroverete anche nel video che verrà caricato successivamente. Ho inserito la ricerca, l'articolo in cui si presenta la ricerca del Politecnico di Milano, piuttosto che un articolo che in realtà poi non ho più menzionato, che è stato pubblicato pochi giorni fa da ValoreD, un'associazione che coinvolge 220 aziende su temi della donna, integrazione della donna nel mondo del lavoro, gender pay gap, nella quale hanno dimostrato che purtroppo il coronavirus ha portato un nuovo sovraccarico alle donne che devono far coincidere di nuovo lavoro e vita privata in una situazione di emergenza. Ho inserito anche un paio di articoli. Nel primo, un regalo per te, troverete sia dei file che potete richiedermi per strutturare il vostro action plan personale o lavorativo e un approfondimento sul tema degli obiettivi. Nel successivo, a proposito di ordine, l'anno scorso ho tenuto un talk in un'azienda sugli effetti benefici del riordino e quindi parlo di decluttering e di spazio fisico nel quale viviamo, perché capita anche di avere qualche ora libera durante il giorno e ci dedichiamo anche alla pulizia di casa. E poi l'articolo che ho menzionato in tema di abitudini, piuttosto che alcuni libri utili o che ho studiato negli anni e che mi hanno, ad esempio, fatto parlare di alcuni aspetti legati al coaching e alla cura di sé. Le potenzialità di Luca Stancheri, che è il padre fondatore della scuola di coaching italiano, Pixabay, che è invece il link dal quale ho tratto molte delle foto ed è un link gratuito, quindi chiunque ci può accedere. E poi ancora un altro articolo che ho tratto da un TED Talk su come prendere decisioni in tempi rapidi, perché anche questo in termini collaborativi a volte è necessario. Ricordiamoci che si può essere democratici in un team, ma ci vuole sempre qualcuno che si prenda l'ownership di prendere la decisione finale, a volte anche quando è difficile. E ancora alcuni TED Talk che parlano invece dell'importanza del riposo e delle abitudini. Ovviamente, se qualcuno volesse delle altre fonti, spunti o materiali, io ho inserito qua i miei riferimenti, potete trovarmi anche sia su LinkedIn che su Facebook, che sono quelli che uso un po' di più. Sono abbastanza sovraccaricata di lavoro e quindi cerco di fare meno, ma fatto meglio. Oppure scrivetevi anche la mia newsletter, avete sicuramente modi per contattarmi se avete bisogno. Tu Stefano lo sai. Assolutamente. Ti ringrazio Cinzia. Allora, prima do una nota di servizio perché un paio di persone l'hanno chiesto, per cui rispondo. Hanno chiesto dove trovare l'articolo del Sole 24 Ore. È sufficiente che cercate di nascita digitale Sole 24 Ore su Google e trovate il link in prima posizione, per cui lo trovate, così facilitiamo il compito. Utilizzerei una domanda che è arrivata, a parte che. Okay. Abbiamo due minuti, Intanto dai. magari la slide è ancora quella dei riferimenti, perché Certo. bravissima, me lo chiedono. Poi comunque vi giro il PDF, Stefano, se a qualcuno. Però ho scoperto e mi hanno anche scritto qualche persona che mi hanno chiesto, ma non è che voi tra un webinar e l'altro potreste interrompervi un attimo in maniera tale che noi consolidiamo gli appunti che abbiamo preso durante l'ora del webinar? Bello.
che è bello da un certo punto di vista, da un altro lato è chiaro che diventa un po' complesso per una gestione, diciamo, di una live. Certo. Poi mettiamo Comunque potete contattarmi e io vi mando le slide, non è un problema, anche fra 5 minuti, io dedicherò ancora un quarto d'ora, 20 minuti, se qualcuno ha bisogno adesso via Messenger su Facebook, e io lo giro senza nessun problema. Poi lo giro anche a te, Stefano, però per evitare di sovraccaricarti, di dover anche rispondere. Noi dopo pubblichiamo tutto il materiale, mettendo poi il link dal sito, in maniera tale che, diciamo che è una content curation per chi vuole guardare e assistere video e slide in maniera sincrona. Un'ultima domanda che è arrivata per fare il ponte verso il prossimo relatore. Siccome Nicoletta probabilmente è arrivata tardi e di conseguenza non ha focalizzato bene quello che era l'obiettivo, diciamo, di questo webinar, allora ti chiedo, in un minuto mi dai un tips o un sunto di cosa uno si deve portare a casa di quest'ora? Coerenza, attenzione e volontà. Sono le tre parole chiave che sono alla base dello smart working, e organizzazione. Nel momento in cui tu hai ben chiaro dove vuoi andare, muoverai tutti i tuoi passi in quella direzione e sarai in grado di lavorare al meglio in remote working anche durante il coronavirus. Perfetto, credo che sia stata la sintesi perfetta per lasciare questo messaggio a chi ha assistito o chi è arrivato in ritardo. Grazie Stefano, grazie a tutti quanti, non vi posso vedere ma vi mando lots of love and take care. Assolutamente, grazie mille, grazie Cinzia, ci sentiamo. Ciao, grazie. Ciao.